Penso che una buona mezz'oretta possiamo ancora dedicarla alle domande e agli interventi. Se per favore vi scrivete nella chat, io ho un minimo di possibilità di dare un po' di ordine alle cose, però so che Antonio Colonna voleva fare una precisazione, per cui gli darei la parola subito e in attesa che altri si iscrivano per intervenire. Antonio? Grazie, sì. La precisazione, mi sentite? Sì, no? L'audio c'è. La precisazione è questa. Nel progetto si parla di un centro di riabilitazione funzionale e io poi ho parlato anche del CAVS perché c'è un problema sul territorio di Torino molto importante, che sono le dimissioni, tra virgolette, dall'ospedale di pazienti che necessitano di una continuità delle cure o riabilitative o come si diceva in CAVS. Oggi su Torino non ci sono posti letto. Le persone che devono ricevere questo tipo di prestazioni devono andare fuori Torino, San Carlo Canavese, a Pianezza o in altri territori. Allora, io come dicevo prima ho fatto due battute, sono riuscito a fare due battute con il direttore della Città della Salute, diceva che in effetti questo è un problema molto reale, che per un comune di 800.000 abitanti non avere queste prestazioni. Noi ci stiamo riferendo, come dicevo prima, a un territorio di 80.000 abitanti, non di 30.000. Il tema di collegare questo col discorso della Casa della Salute è proprio per costruire quella continuità assistenziale di cui si sente molto la mancanza. Ricostruire cioè la filiera, per cui non parlare nel progetto solo di casa della salute, ma parlare anche della possibilità di garantire continuità assistenziale, quindi posti letto, per quei soggetti che necessitano di questi trattamenti dopo il ricovero negli ospedali ad alta intensità. Volevo dire questo poi al dottor Giustetto, ma qui stiamo parlando. Questi tipi di interventi rientrano tutti all'interno delle competenze dell'ASL Città di Torino, sia per quanto riguarda il tema Casa della Salute, che non credo che dipenda solo, diciamo, dal di direttore di distretto. Il direttore di distretto è, diciamo, collegato col direttore generale e quindi lì si deciderà. Certo, abbiamo visto che Casa della Salute è prevista in Lungodora Savona, ma anche lì non si capisce assolutamente bene a che punto siano e se si stia realizzando. Ed è per questo che si propone in alternativa, tenendo conto che il Maria Adelaide ha 12.000 metri quadri e quindi il progetto di riapertura, perché sennò poi ci dicono: ma scusate, ma volete riaprire una struttura di questo genere per un'attività che al massimo potrebbe, che ne so, coinvolgere qualche migliaio di metri quadri. E il resto cosa facciamo? Allora, per proprio intervenire sui bisogni e per costruire quella continuità assistenziale di cui c'è l'assoluta necessità dall'ospedale a domicilio e da domicilio, se c'è poi purtroppo la necessità verso l'ospedale, allora ipotizzare in un'unica sede sia l'apertura della casa della salute per una popolazione che si rivolge appunto agli 80.000 abitanti ed eventualmente una risposta assistenziale in termini anche di posti letto, sia come riabilitazione funzionale, ma anche come CAVS. Questo per rendere più credibile il perché vogliamo andare a riaprire uno spazio di quel tipo e per dare anche una risposta dei bisogni reali. Scusate, chiudo subito. Spero di essere stato chiaro. Grazie. Grazie a te Antonio, anche per la precisazione. Ho visto che Fabrizio Maffioletti chiedeva di intervenire di presenza, se intende parlare, prenda adesso la parola. Intanto buongiorno a tutti, buonasera, scusate a tutti e a tutte. La discussione è sicuramente interessante anche perché mi ha chiarito una serie di punti che riguardano la continuità assistenziale.
Mi riallaccio a un intervento del dottor Giustetto, della consigliera Artesio e della dottoressa Rivetti, sul discorso un po' legato ai posti letto, cioè al week hospital, al day hospital. E certo che però il problema dei posti letto è un problema molto sentito dalla popolazione. Diciamo che i posti letto sono stati molto ridotti. Diciamo che in Europa noi abbiamo una densità per 1.000 abitanti di posti letto che tutto sommato è abbastanza bassa. Personalmente io ho avuto un'esperienza, mi sono banalmente rotto un gomito, mi hanno banalmente messo dei mezzi di sintesi e quando al CTO mi hanno dichiarato guarito sono andato su. Ho chiesto alla caposala quando è che mi togliete i mezzi di sintesi che erano d'acciaio, quindi decubitavano. E mi ha detto: ma guardi, insomma, di fatto il CTO era il 2016-17. Mi hanno chiamato davvero 2 settimane fa dal CTO per sapere se volevo togliere i mezzi di sintesi. Ora, io me li sono fatti togliere da un'altra parte dove mi hanno dato prima l'appuntamento. Per carità, li ho tolti, però questa è un'esperienza che lascia perplessi. Ecco, quindi io credo che, benché non si parli di posti letto ospedaliero ad alta intensità, benché la dottoressa Rivetti abbia specificato che comunque l'ospedalizzazione, cioè è bene di mettere il paziente prima possibile, però mi sembra che da un punto di vista, io a questo punto parlo da cittadino, vabbè, poi sono qui ovviamente come giornalista per ascoltare là, però dal punto di vista del cittadino mi sembra che il discorso dei posti letto tutto sommato sia abbastanza sentito. Poi mi rendo conto che certe strutture siano state chiuse perché e ci siano anche dei motivi, però tutto sommato è un problema molto sentito, ecco. Tra i nostri ospiti, qualcuno vuole riprendere questo discorso che peraltro è già stato affrontato, ma magari svilupparlo ancora un po'. Solleciterei, ecco, Chiara sui posti letto, grazie. Eccomi, no, non volevo essere apprendente, sono assolutamente d'accordo che i posti letto per acuti, sono stati ridotti. Adesso non ho i numeri a portata di mano, ma sicuramente adesso siamo, se non sbaglio, 3,7 posti letto per 100.000 abitanti, sono tra i più bassi in Europa, quindi rispetto alla Francia, Germania, hanno sempre 7-8, quindi i posti letto per acuti dovrebbero essere potenziati, ovviamente questo non c'è un discorso parallelo a quello della Casa della Salute della Maria Adelaide, cioè la Casa della Salute dovrebbe ottimizzare i ricoveri per acuti, ma non prevederne una riduzione. Anzi, noi per esempio come sindacato siamo stati molto critici verso il progetto Parco della Salute, che è tutta un'altra cosa, ma sarebbe la nuovo ospedale unico che unirebbe Molinette, Sant'Anna, CTO, Regina Margherita, che prevedeva un drastico taglio dei posti letto, cosa che si è visto chiaramente che non, insomma, è progettualmente sbagliato. Quindi su questo, invece, i posti letto per cronici in Piemonte non ce ne sono così pochi, e poi soprattutto abbiamo moltissimi centri convenzionati col privato accreditato. Ma il problema non è aprirli o no, che è proprio, secondo me, probabilmente più un po' complicato progettualmente. Detto ciò, non ho assolutamente sugli acuti, sono assolutamente d'accordo che non, dovrebbero essere potenziati rispetto a tutto il resto d'Europa, ne abbiamo pochi. Ecco, vorrebbero allora. rispondere Eleonora Artesio e Enzo Ferrara sui posti letto. Perfetto. Sì, io rispondo soltanto con una battuta. Credo che la questione che qui è stata posta e che è molto correttamente posta sulle tematiche della riabilitazione funzionale e della continuità sanitaria abbia molto a che vedere con un tema che ha impegnato molti di noi in analoghi confronti, ed è quella della futura città della salute, della ricerca e della scienza, perché è evidente che c'è un ragionamento riferito al cosiddetto hub di alta specializzazione e delle funzioni produttive e formative dell'intorno di quell'hub. Ma quell'operazione si è fondata su una previsione di riduzione di posti letto e che coinvolgerà in particolare la Torino 1, la ex Torino 1, ma non soltanto la ex Torino 1, anche i distretti di Moncalieri e di Michelino, che affluiscono in modo particolare sul Dipartimento di Emergenza proprio verso l'ospedale Molinette. Non è casuale
che nei percorsi preliminari della Città della Salute di molti anni fa, il progetto si accompagnava al nuovo ospedale di Moncalieri e si accompagnava a una redistribuzione dei posti letto dell'ASL Torino 1. E non mi sembra fuori luogo, ma ovviamente qui ci sono i protagonisti diretti, ricordare che le stesse osservazioni che sono state svolte dall'Ordine sulla Città della Salute facevano proprio riferimento alle preoccupazioni relative alla riduzione dei posti letto. Quindi sì, l'osservazione è assolutamente puntuale e coerente. Ho visto che Enzo Ferrara lascia il posto ad Antonio Manchi, quindi gli apro il microfono. Grazie, buonasera. Io sono un medico di Genova, sono in pensione, ho lavorato nei servizi di prevenzione delle ASL Liguri. Ritengo che il tema delle case della salute sia un tema essenziale come risposta alle carenze che la medicina territoriale ha sperimentato in questo periodo di Covid, ma anche nei periodi precedenti naturalmente. E mi sembra interessante il fatto che l'esperienza della Maria Adelaide è un tentativo di costruzione dal basso di un modello di casa della salute. Di modelli di casa della salute ne abbiamo molto bisogno, ci sono delle esperienze. Io credo che oltre alle cose interessanti che sono state dette stasera, bisognerebbe porsi il problema del contratto di lavoro dei dipendenti, degli operatori della Casa della Salute e in particolare dei medici di medicina generale. Nel senso che io penso che avere rapporti di lavoro diversi tra gli operatori è un problema che dovrebbe essere risolto. Non è ammissibile che l'organizzazione del lavoro della Casa della Salute possa permettere che non so, alcune cose vengano accettate o non accettate dai propri operatori, come succede in questo momento per i medici di medicina generale che, come diceva qualcuno, sono operatori in convenzione. Vi ringrazio. Grazie a lei di sentirci e collaborare con noi anche da Genova. Vorrei chiedere se sulla questione Casa della Salute, ospedale e così via, Mauro Pedone, che è presente, vuole prendere brevemente la parola per chiarire bene quali sono le nostre intenzioni, nostre voglio dire dell'Assemblea Permanente Maria Adelaide, di portare avanti questo progetto. Nel frattempo ho visto alcuni messaggi che avrete visto anche voi. Da una parte c'è qualcuno che ricorda che tra i servizi territoriali mancano i servizi logopedici, in particolare per adulti, e che un servizio di questo tipo sarebbe veramente utile a un'ampia fascia di cittadini che devono ricorrere per forza ai privati per fare dei percorsi terapeutici e perché non possono aspettare le liste di attesa. Ecco, questo è un altro degli elementi. Mentre Isabella, una dottoressa, riprende l'intervento di Artesio sulla difficoltà di coinvolgere la popolazione e facendo presente però, come anche Elena Rubato ci ricorda sempre, che molti medici di famiglia, salvo qualche resistenza, sarebbero disposti a impegnarsi e che non bisogna affrontare con la questione con pregiudizio o legacci di qualche corporativa. Adesso lascerei la parola a Enzo. Rapidissimamente, mi sembra però che ci sia uno spostamento di focus. Stiamo già parlando di temi che sono già specifici, tecnici. Attenzione, perché questo
esperimento, questa assemblea permanente non ha, secondo me, in questo momento la necessità di dare già queste risposte con questa puntualità, ma nasce da un'esperienza che è molto più ampia come vedute. In questo momento questo presidio deve dare sostegno, per dire, al movimento contro la regionalizzazione che in questi giorni si sta mettendo insieme. Deve dare sostegno alla libertà, come si dice, alle questioni che riguardano i diritti dei vaccini. Deve dare sostegno alla difesa dell'ambiente, ma insomma, cioè, scusatemi, però voglio dire, non è che anche quando avremo le case della salute, se manteniamo quest'aria in questa città, cosa facciamo? Ne apriamo altre 40 di case della salute? Questo è il modo di risolvere. Ecco, a me, di Medicina Democratica, e credo anche alla maggior parte, o comunque a una parte del presidio, interessano questi temi, e poi vengono quelli più specifici di cui stiamo parlando. Se non ci intendiamo, Eleonora, se non ci intendiamo sulla parola salute, questo me l'hai insegnato tu, se non ci intendiamo su che cos'è la salute, dopo non ci capiamo più, è giusto? Allora, per questo dico, cioè, benissimo, io voglio dire, ho imparato e tutto quello che ho sentito per me è oro colato, perché quest'ora è scorsa come poche altre di fronte ad un video in tutti questi mesi. Però io riporto il mio discorso, ecco, su quell'altro punto, quindi i posti letto, quanti dovranno essere, quanti non dovranno essere, chi lo sa, non lo sappiamo, forse è prematuro, ce n'erano una quarantina prima, mi sembra, attivi anche per dei mesi, mi sembra di aver letto nella storia di questo ospedale. Scusatemi, sempre per, cioè, quando ti occupi di amianto, ma sapete quanti sono gli uffici che con cui devi discutere? Cioè, quello che si occupa della cura della persona ammalata, e già lì devi andare a cercare lo specialista, a portarlo. C'è quello, ed è un altro separato che non si parla col primo, che dovrebbe occuparsi della sorveglianza sanitaria, e sono due enti diversi. Il terzo è l'ente che si deve occupare della bonifica e della prevenzione, e non si parla con gli altri tre. Alla fine l'unica cosa che ottieni con queste persone è al limite di fargli avere un indennizzo dall'INAIL, e questo è il grande successo che Medicina Democratica ha avuto in questi anni nella lotta all'amianto. Ecco. Scusatemi, grazie. Già troppe parole. Sì, sì. E beh, adesso magari Mauro ci aiuta a definire meglio la questione. Ecco, Mauro Pedone, che è uno degli autori del progetto che stiamo discutendo questa sera. Vai, Mauro. Mi sentite? Sì. Sì. Ok. Ma io non riesco tanto a capire, come dire, la difficoltà a inserire in questo progetto appunto un discorso di posti letto per la riabilitazione. Nel senso che, se la difficoltà sta nel fatto che non ci sta, dal punto di vista logico, un'attività di questo genere, allora me lo dovete spiegare meglio, perché non lo capisco. Se invece il problema è che noi dobbiamo aprire, come dire, un'interlocuzione con la regione su quello che è la rete territoriale della riabilitazione, questo è un altro aspetto. Chiaro che è un qualcosa in più rispetto alla Casa della Salute. Però è un qualcosa in più che, secondo me, all'interno di un progetto così come abbiamo abbozzato, ci sta completamente, proprio perché è una risposta, come dire, che sta proprio nella continuità assistenziale. Ci sta vicino al discorso del CAVS, e sta di vicino all'assistenza domiciliare, perché poi nell'assistenza domiciliare chi ci andrà? Ci andranno appunto gli infermieri di comunità, ci andrà sicuramente anche il medico, ma ci andranno anche i fisioterapisti. Quindi avere nella stessa struttura tutte le competenze che potrebbero addirittura, dal punto di vista, come dire, proprio come laboratorio sperimentale, poter diventare anche intercambiabile. Cioè, io mi immagino che se io iniziassi a rilavorare adesso, a me piacerebbe proprio lavorare come fisioterapista in un certo periodo in una struttura residenziale, in un altro periodo in una struttura ambulatoriale, e perché no anche in una struttura territoriale, perché in questo modo io riesco anche a capire qual è la filiera, qual è il processo, anche per poter essere più rispondente rispetto a quali sono le esigenze, perché vai a conoscerle. Adesso il problema principale che si ha è che ognuno lavora nel proprio posto, nella propria isola, e non comunica con gli altri.
Questo però che non riguarda solo il discorso della riabilitazione, mi sembra che riguardi un po' che tutti gli ambiti medici e sanitari. Quindi se il problema è quello di creare un'interlocuzione a livello regionale sulla questione della rete riabilitativa, ma ben venga, facciamolo, perché adesso comunque c'è una carenza, ma non è solo di posti letto, c'è una carenza di qualità. Questo bisogna dirlo, cioè la qualità dal punto di vista riabilitativo è andata giù, cioè ci sono pochissime le strutture che forniscono dei servizi riabilitativi di un livello, diciamo, come minimo decente, perché la maggioranza purtroppo delle strutture, soprattutto quelle, voglio dire, Pianezza, tanto per dirne una, sono posti che veramente io non auguro a nessuno di andare a fare un ciclo di riabilitazione lì, no? Ma anche a Torino ci sono dei centri convenzionati che erogano servizi residenziali di tipo riabilitativo, che però in cui la qualità delle prestazioni, io posso dirvi con tutta sincerità che è abbastanza indecente. Quindi il fatto di riuscire di nuovo a riportare un po' dei posti letto sotto il pubblico e non in convenzionato, secondo me sarebbe un obiettivo molto importante. Grazie. Riproporre questo discorso, secondo me, va fatto anche perché noi pensiamo un po' a lungo termine. Noi non ci illudiamo di avere quello che ci piacerebbe avere in tempi contemporaneamente, in tempi anche abbastanza brevi. Una lotta che ci rendiamo conto è lunga, difficile, e che ha a che fare con gente sorda alle nostre richieste. Pensate, abbiamo chiesto un incontro, dopo aver raccolto un certo numero di firme, all'assessore regionale alla sanità, proprio per presentargli il progetto, più di un mese fa, non ci ha ancora risposto. L'avevamo chiesto con una mail normale, la settimana scorsa vi ha ripetuto, dopo che è trascorso un mese, abbiamo ripetuto la richiesta di incontro con una PEC, ma finora nemmeno alle PEC rispondono, nemmeno per dire che le hanno ricevute. Quindi sappiamo bene che è un percorso lungo e faticoso, che abbiamo degli interlocutori sordi, come stanno dimostrando, e tuttavia nella nostra idea il progetto ha una sua organicità e vedremo come pian piano lo raffiniamo, intanto lo precisiamo, lo miglioriamo, e già questa sera sono venuti diversi contributi per questo, per cui siete già tutti impegnati, almeno come richiesta, a verificarlo con noi nei prossimi tempi, non dico immediatamente, ma man mano che anche l'elaborazione e l'affinamento, la precisazione va avanti. Se non ci fossero altre richieste di intervenire, io chiederei di, vista anche l'ora, sono 22:50, io vi chiederei di fare un breve giro conclusivo. Che cosa pensate di questa serata? Cosa pensate ciascuno di voi di suggerirci prioritariamente, anche se lo avete già fatto e ne terremo sicuramente conto? Avete voglia di fare, da partire, non so, o dal, diciamo, da Enzo, facciamo il giro inverso e concludiamo con il dottor Giustetto. Enzo, vuoi dire due parole? Due, perché siete in cinque a dover parlare. Io ringrazio le persone che sono qui questa sera e, ripeto, credo che soltanto da questo confronto, da questo dialogo si possa trarre una conclusione. Quindi io, per quello, ripeto, con la nostra pochezza di contenuti a Torino, però noi ci siamo, ci proviamo, e se c'è voglia di interloquire discutiamo, noi raccogliamo le istanze dal basso e portiamo quelle. Grazie, grazie Enzo. Eleonora, ti ho interrotto prima e adesso, se hai ancora voglia e ce la fai,
puoi completare meglio il discorso che ti ho fatto interrompere e dirci quello che pensi. In realtà avevo completato, quindi non ho particolari osservazioni da aggiungere, se non una questione più che altro legata alla diffusione di una cultura sulla tutela della salute e sulle modalità di soddisfare la tutela della salute. Personalmente, tra l'altro, non sono assolutamente ostile all'ipotesi che è stata avanzata dei posti letto di recupero e riabilitazione funzionale, di cui mi rendo perfettamente conto, avendo chiaro quali fossero gli squilibri, peraltro radicati nel tempo, dell'offerta tra sistema pubblico e sistema privato convenzionato e rischi di pellegrinaggio dei pazienti, in particolare se condizioni di fragilità dovute anche all'età o alla solitudine in altre realtà fuori contesto e quindi difficilmente raggiungibili dai loro familiari. Significativamente questa questione è esposta, come è stato ben colto, ad un livello di negoziazione che non è più l'interlocuzione con la ASL Città di Torino, ma è un'interlocuzione con la Regione Piemonte e i suoi criteri di programmazione, perché è noto che i posti letto vengono programmati in base ai codici delle diverse funzioni e una modifica del rapporto numerico su questi codici è un obbligo della programmazione regionale. L'unica osservazione che mi sentirei ancora di fare è questa. Il documento che è stato illustrato è un documento che ha cercato di esercitarsi moltissimo anche sulle specificazioni di natura tecnica. Quindi è sicuramente un documento che è andato oltre alle modalità con cui siamo abituati a misurarci rispetto alle attività dei movimenti o dei percorsi partecipativi che possono definire bene l'emersione o la condivisione su alcuni bisogni con maggiore difficoltà, ma anche per un principio di affidamento. Quelli che sono gli interlocutori istituzionali che ne hanno responsabilità vengono poi affidati a una definizione successiva, a delle contrattazioni successive. Allora forse gli elementi da consolidare proprio in ragione di quella cultura della tutela di salute sarebbero proprio i principi di riferimento rispetto alla definizione dell'organizzazione sanitaria territoriale, visto che viviamo in una stagione, nostro malgrado esito di una condizione di emergenza, in cui il tema assistenza territoriale è un tema che viene ormai utilizzato in modo indifferenziato e in modo vastissimo. Quindi forse qualche racconto pubblico di qualche esperienza fortunata, felice, attiva, neanche troppo distante da noi, potrebbe essere una delle modalità di coinvolgimento di questo gruppo partecipativo che sta sostenendo sia la petizione prima sia il percorso adesso. Ottimo suggerimento, grazie. Ne terremo conto, anche se, visto che tu sei in consiglio comunale, magari posso io chiederti se magari non sarebbe utile in questa fase una presa di posizione, un'interpellanza, un ordine del giorno, qualcosa in consiglio comunale, visto anche che in questo periodo il consiglio regionale sta discutendo il bilancio e se non si prevede o non si tenta almeno di far inserire nel bilancio regionale delle risorse per questo tipo di strutture territoriali, non credo che riusciremo mai a ottenerlo, ma comunque a sollevare almeno la questione partendo dalla città di Torino, che tutto sommato ha deciso che Maria Adelaide deve rimanere una struttura sanitaria e che quindi, non so, se ci pensi magari poi possiamo sentirci successivamente. E lascerei la parola a questo punto a Elena Rubatta. Allora sì, sarò brevissima. Allora io i diciamo, suggerimenti che mi sento di dare e che ovviamente se posso mi impegno anche ad aiutarvi sono, come peraltro ci siamo già detti più volte, proseguire assolutamente le vostre attività nel quartiere, in particolare assemblee pubbliche con la popolazione, perché è vera questa cosa,
che diceva Leonora Artesio, no? Che la popolazione appunto si aspetta di, che venga riaperto un ospedale, ma la popolazione perché le persone ritengono che il loro bisogno venga soddisfatto in ospedale. L'unico modo di entrare, creare un'alleanza con le persone e chiedergli fondamentalmente di che cosa hanno bisogno e di indagare un po' cosa significa anche per loro la salute, la malattia, e in questo vedo che era presente stasera, è bravissima, l'antropologa Lucia Portis, che so che avete già anche incontrato, per cui si potrebbe fare anche qualcosa di interessante con lei, proprio con la popolazione del quartiere. L'altra cosa che mi sento di suggerire e che richiede un po' più di impegno è anche di allearvi o comunque cercare delle alleanze come assemblea con alcuni almeno dei medici di base della circoscrizione. Questo perché se no il progetto muore nel momento, cioè nel senso, ci sono tantissime case della salute che non hanno medici di famiglia dentro. Però questo ne ha infatti ostacolato il successo, nel senso, non perché il medico di famiglia sia, ma perché è uno dei professionisti essenziali all'interno dell'assistenza. Per cui, e per il resto, appoggio totalmente il discorso di Mauro Pedone, quindi per me sarebbe bellissimo avere anche il centro di riabilitazione. Concordo perfettamente sul fatto che ce n'è una necessità enorme, sia in termini di degenza, sia ambulatoriale, sia domiciliare, per cui certo è che troppa carne al fuoco a volte spaventa le istituzioni, e quindi bisogna essere anche un po' strategici. Basta. Perfetto, è vero. Chiara? Ci hai detto che è interessante, che ti è piaciuto, dillo ad alta voce, se hai ancora voglia. Eccoci qua, sì, no, certo, io il coinvolgimento della popolazione è sempre più semplice quando bisogna opporsi a qualche cosa, no? Quindi sono state citate la l'emodinamica, perché bisognava opporsi alla chiusura, degli ospedali, e poi adesso questo invece è un'esperienza completamente diversa, cioè una proposta e anche di qualche cosa di nuovo di cui non abbiamo, la popolazione non ha grande esperienza, per cui probabilmente bisogna un po' cavalcare l'ondata del Covid proponendo delle soluzioni alternative che potrebbero migliorare le risposte. Ecco, credo che non sia semplicissimo, perché è sempre più facile trasportare i movimenti di popolazione a essere contro qualcosa. È indispensabile, concordo con cosa ha detto Irene Rubatto, coinvolgere i medici di famiglia, perché poi dovranno essere loro a lavorare lì e quindi iniziare un discorso con loro e anche lì presentare probabilmente esperienze avvenute altrove con la collaborazione dei medici ambulatoriali. Basta, per il resto sì, ribadisco che è un bel progetto e che lo sosterremo assolutamente. Grazie infinite. Coinvolgere i medici di base, ma se io ho provato con la dottoressa da cui vado io da 20 anni, forse l'ho già detto, ma ragazzi, proprio niente, quindi. Però non rinunciamo, perché gente come voi ci sarà anche in questo quartiere, prima o poi la scoveremo, dai, li troviamo anche i medici di base del quartiere della circoscrizione 7. E a questo punto credo che non abbiamo altro da aggiungere se non che aspettare le conclusioni, diciamo così, del dottor Giustetto, che ringrazio ancora per essere stato fino adesso qui con noi e che gli chiedo di confermarci che ci sarà ancora nelle prossime occasioni. Dottor Giustetto, sì. A lei, e grazie ancora. Grazie a voi. Ma io ho preso degli appunti sentendo
le osservazioni che venivano fatte, e credo che le cose che alcune cose sono particolarmente importanti. Riprenderei il suggerimento che dava Eleonora Artesio sul fatto di documentare bene i bisogni dell'area. Credo che questo sia molto importante. I dati ci sono, bisogna solo, come dire, tirarli fuori e organizzarli a questo fine. Credo che siano due gli assi per documentare. Uno è il lavoro che si può fare studiando la letteratura, che è amplissima ed è non presenta più dubbi sul fatto che questo tipo di organizzazioni sanitarie sono quelle che fronteggiano meglio i bisogni di salute della popolazione. Ma in ogni caso si può documentare bene tutto quello che si sa in termini teorici. E il secondo asse invece è documentare con dei dati locali. E io credo che questo sia importante. Dopodiché sono venuti fuori una serie di altri suggerimenti. Per esempio, Chiara ricordava il ruolo dei consultori. In effetti, nelle case della salute tradizionali, diciamo quelle che conosco io, che sono state messe in piedi in Piemonte, raramente c'è il consultorio. Non me ne viene in mente uno in cui ci sia il consultorio, ma può darsi che qualche volta ci sia. Allora, questo per esempio è un'altra idea secondo me interessante, perché si riesce ad allargare molto il tipo di risposta che si può dare alle persone. Naturalmente qui però bisogna fare un altro lavoro, che è quello di fare una mappa precisa dei servizi che ci sono e come sono organizzati, quelli che possono essere carenti, perché magari io non conosco niente di questa zona, ma magari c'è un perfetto consultorio a un chilometro di distanza e non ha senso proporre, no? Quindi credo che da una parte ci sia da fare la mappa dei bisogni e dall'altra la mappa dei servizi che ci sono, in maniera tale da essere molto convincenti su quello che serve. Allargando l'offerta però, l'offerta teorica, cioè immaginando, per esempio, abbiamo parlato poco di servizi di prevenzione, ma tutto il discorso che ha fatto Enzo Ferrara potrebbe diventare uno degli assi portanti di questa cosa qui. Perché non deve esserci in un posto così la sede di chi si occupa della prevenzione, non della diagnosi precoce, proprio della prevenzione. Il problema che è stato sollevato sull'inquinamento ambientale, il problema della patologia da lavoro per le varie forme di inquinamento che ci sono, anche questo mediamente in una casa della salute non c'è, ma possiamo immaginarcelo. Oltretutto abbiamo 12.000 metri quadri da riempire, e quindi tra l'altro verrebbe un progetto molto più robusto, molto più forte, che probabilmente potrebbe anche avere delle alleanze maggiori. Quindi questa specie di mappatura da una parte dei bisogni e dall'altra dei servizi esistenti, e per differenza viene fuori quello che ci servirebbe. Oppure anche cose che esistono già, ma che diventano più efficienti se sono messi in un contesto diverso, in un contesto con altri servizi. È un lavoro un po' grosso, ma credo che sia importante, perché certamente non si può andare a parlare con il direttore della città di Torino col documento così com'è. Questo va bene per aprire il discorso, ma poi ci vuole molto di più. L'ultimo aspetto è quello dei posti letto. Lì probabilmente c'è stato un po' di fraintendimento su questa questione dei posti letto. Ovviamente sono assolutamente d'accordo che i posti letto, in particolare per la post-acuzie, sono assolutamente carenti. Io ponevo un problema legato soltanto alla soglia a cui collocare queste scelte. Se appunto c'è la possibilità, questa struttura va benissimo per avere dei posti letto di ospedale di comunità o di post-acuzie, come si vuole. Tra l'altro, voi state lavorando proprio sulle due più grosse carenze dell'assistenza sanitaria, che è l'assistenza territoriale e l'assistenza riabilitativa. Sono le due robe che non funzionano principalmente oggi. Sono queste due qua. Quindi va benissimo anche l'altro discorso
della riabilitazione. Rimane la mia perplessità non sulla necessità e sul posto giusto, semplicemente sul fatto che debba essere inserito in una progettazione più ampia e secondo me più difficile da contrattare. La mia perplessità era solo su quello. Da un punto di vista logico va benissimo. La dottoressa Todros aggiunge il centro nascite. Detto così, vuole spiegarci un po' meglio? Guardi che non tutti sono medici esperti sanitari qui questa sera. Dottoressa Todros, ha voglia di dirci perché, come, brevemente? Ma mi è venuto in mente, visto che si fanno delle valutazioni sul... Io non conosco l'area, quindi non ho idea sulla popolazione, però siccome molto si è parlato della mancanza di punti nascita nella zona nord, perché Giovanni Bosco non ha punti nascita, dall'altra i centri nascita sono luoghi dove possono partorire le donne a bassissimo rischio e sono gestiti dalle ostetriche. Allora, in Torino ce n'è uno che è all'interno di un ospedale, che è il Sant'Anna, ma è un luogo gestito dalle ostetriche. Non ce ne sono a Torino, ma non ce ne sono nemmeno in Italia, e questi si chiamano intraospedalieri. Poi esistono anche, questo nel mondo, nell'esperienza nel mondo, soprattutto in Inghilterra, dei centri nascita extraospedalieri, e che devono essere organizzati in modo perfetto, gestiti dalle ostetriche per le gravidanze normali. L'ho buttata là non per parlarne questa sera, però magari perché se si fa un ragionamento relativo ai consultori, una continuità assistenziale per le donne, si può fare un ragionamento anche su questo, mi sembra. Ah, ecco, chiarissimo, grazie. Era grazie. Solo per, l'ho buttata là, non perché avessi già, però effettivamente capita. Si potrebbe ragionare su questo. Sì, potrebbe completare anche un certo tipo di proposta. Se ho ben capito, come diceva adesso il dottor Giustetto, un documento come questo presentato... Noi avremo, se viene confermato, l'8 aprile, il 10 aprile, un incontro con il direttore generale della SL Città di Torino. Però, diceva il dottor Giustesso, è un documento come il nostro di cui abbiamo discusso stasera, serve per avviare un discorso, non è certamente un programma. Ma io credo che noi, come movimento dal basso, io non credo che dobbiamo noi presentare un programma. Voglio dire, noi dobbiamo presentare le rivendicazioni più corrette rispetto ai bisogni della popolazione, e qui l'indagine è la parte più importante da fare e anche la più difficile anche per noi. E chiedere all'istituzione pubblica di dare una risposta a questi bisogni, sia l'istituzione a trovare la risposta adeguata, che noi valuteremo quando verrà, speriamo, che noi valuteremo se davvero corrisponde a quei bisogni, ma tutti gli aspetti tecnici competono alla struttura tecnica che è preposta a queste cose. Purtroppo una struttura tecnica che segue anche direttive politiche, quando non addirittura cose peggiori, ma lasciamo perdere in questo momento. L'ultima volta che ci siamo incontrati con gli esponenti della sanità torinese,
a me personalmente è venuto da dire loro, ma guardate che voi lì non siete incaricati di fare gli agenti immobiliari, siete incaricati di fornire dei servizi sanitari ai cittadini, perché parlavano di vendere, di quanto vale, di come investire i soldi ricavati dalla vendita, dentro a quell'ottica appunto della sanità come merce, insomma, alla fine. E però ho capito, almeno io stasera, che dovremo lavorare parecchio ancora su questo testo. Vi ringrazio intanto di averci dedicato non solo il vostro tempo, ma anche e soprattutto le vostre idee, i vostri contributi. Contiamo che continuiate a farlo, ci teniamo in contatto, vabbè, con i mezzi che sono oggi disponibili, ci diamo appuntamento fra appena siamo pronti con una versione aggiornata e magari anche modificata secondo i vostri suggerimenti. E cosa dire ancora? Grazie di essere stati con noi fino a quest'ora. Grazie di continuare a seguirci come potrete, ma sicuramente vorrete, e alla prossima.